Celebrity Pinoy Talk Show. Sino po ba ang nasa likod ng tagumpay? Bawat tao binigyan ng kalakasan upang maisakatuparan ang bawat mithiin, pangarap para sa tagumpay. Magandang gabi po sa inyo lahat, Pilipinas, Italia, game ka na ba? Magandang gabi po, isang simpleng tao ang at masipag ang bisita po namin ngayong gabi. Ngayon po, papakilala ko po sa inyo, Be Humble Man, Mr. Malihan, Herminio Malihan Jr. Good evening po. Good evening, Sir Carl. Okay. So, hindi po mabubuo ang ating show ito kung wala po ang ating partner. Ladies and gentlemen, the doctor, top model, TV host, Valentina Sambon. Applause. Buonasera. Ciao a tutti. Hi, Bali. Ciao. You're very beautiful. Your dress. Ah, thank you. You know our visitor now, the grand winner of okay. The Mr. Miss World Philippines. So now you can interview. Okay, inizio io. Okay. Vado. Partiamo da te. Tu sei Mark, giusto? Io sono Mark. Mark, benissimo. Iniziamo da te. Sì. Allora, quando hai partecipato a questo concorso? Come mai? Sì. Ho partecipato a questo concorso perché era un po' di anni che coloro che mi vengono volevano che io partecipassi a questi concorsi, soltanto che negli anni precedenti non me la sentivo di partecipare. Invece quest'anno ho avuto l'affermazione appunto di poter mostrare qualcosa al pubblico e quindi ho deciso di provare. Tanto provare non costa niente, non ci perdo niente e infine ci guadagno tantissima esperienza, quindi diciamo che l'obiettivo principale è quello di ottenere esperienza, sì. Quanti anni hai? 20. Oh, dove abiti? Io abito a Saronno. Da quanto tempo sei in Italia? Allora, io sono nato qui a Padova, però all'età di neanche un anno sono andato giù nelle Filippine, dove sono cresciuto fino ai 7 anni, e poi da 7 anni sono qui in Italia ormai da lontano 2004, quindi 13 anni, sì. Perfetto, tu invece sei Kelvin, giusto? Kelvin. Quanti anni hai? Ho 17 anni. Wow! E come mai hai deciso di partecipare a questo concorso? Allora, prima di tutto ho voluto partecipare a questo concorso perché volevo dare una svolta nella mia vita. Soprattutto perché all'inizio ero un ragazzo molto insicuro e molto senza nessun obiettivo nella vita. Così ho conosciuto Tito Erminio e ho visto che ha organizzato questo concorso e volevo soprattutto provarci perché sarebbe stata la mia prima esperienza e sarebbe stata anche una nuova esperienza da vivere. E quindi, insomma, ho voluto partecipare a questo concorso per avere più coraggio, per superare le mie paure. Okay. E soprattutto per conoscere tanta gente. Bellissimo. Tu invece, da quanto tempo sei in Italia? Io sono nato a Milano, quindi sono qui fin dalla nascita. Wow! Passiamo invece alle belle fanciulle con delle bellissime corone. Yes! Allora, abbiamo Isel. Questa corona è per i filippini. Wow! Per i filippini. Parliamo un attimo della corona. Ok. L'hai fatta tu o è arrivato dalle Filippine? No, lui. Ah, lui. Allora parlo con te. Tu sei Erminio, giusto? Sì. Ok. Le corone? Le corone, it was made in the Philippines. One of the great creator, Mr. Marvin Creates, okay. The name of the person who is responsible creating this crown. Wow. Allora, Isel, giusto? Isel, qua stasera con i nomi scusate, ma dovete portare un po' di pazienza. Allora, tu invece sei nata qui? Sì, sono nata a Roma. Quanti anni hai? 15. Perfetto. Come mai hai partecipato a questo concorso? Ho partecipato a questo concorso perché volevo alzare la mia autostima e conoscere nuova gente, non essere più timida, perché all'inizio io sono timida, ma poi se mi conoscete io sono una ragazza vivace, allegra, e anche per diventare ed essere più responsabile. Wow, che bello. Invece passiamo a te, adesso non voglio fare più disastri coi nomi, quindi lo lascio dire a te. Diane. Ok, tu sei nata in Italia? Sì, sono nata a Firenze. Anni? Ho 15 anni. E come quando hai deciso di partecipare a questo concorso? Ho deciso di
partecipare a questo concorso perché tutti i mesi la mia famiglia mi ha convinta a partecipare e a essere più me stessa, perché sono molto timida e come loro, per superare le mie paure, per stare più con gli altri, perché io non sono molto sociale. Wow, benissimo. Faccio una domanda aperta a tutti. Come è stato imparare a fare le modelle o i modelli? È stata, penso, dura per tutti. È un nuovo mondo, completamente nuovo per noi. Siamo molto giovani, inesperti, esatto. Quindi è bello imparare, sì. Quindi è stata... Quando avete iniziato? Sono 15 anni, sono giovanissime. Quando avete iniziato? La prima volta? Io solo quest'anno. Sì. Quest'anno, voi? Quest'anno. Sì. Chi vi ha insegnato a camminare sulla passerella? Beh, una cara amica di mia mamma che si chiama Jennifer. Okay. E ringrazio soprattutto lei perché mi ha fatto diventare un modello. E infatti questa nuova esperienza mi ha cambiato molto, perché mi ha aperto a una nuova prospettiva del mondo degli adulti e quindi sono molto invogliato a conoscerla di più. Come faceva? Cosa faceva? Ti faceva camminare dritto, testa dritta? Sì, è molto severa, però insegna molto bene. Ho insegnato bene. Ci siamo visti un sacco di volte, moltissime ore spese insieme, ed è una persona stupenda. Però ne valsa la pena, visto che sei arrivato secondo. Sì, ne valsa molto la pena. Vale, lui è della Filippine? No. Coreano. Coreano? Sì. Kelvin, meno ka bang dapat pasalamatan? Sì. Vorrei ringraziare la mia famiglia perché è qui e mi supporta ogni giorno, perché con i loro sacrifici posso arrivare ovunque, con qualsiasi cosa, e soprattutto perché loro sono il simbolo dell'amore puro in questo mondo, sono la cosa più importante. Voglio soprattutto ringraziare anche Dio, e perché mi ha dato molta confidenza, molta positività durante questo periodo del concorso, e vorrei ringraziare anche tutti i miei amici e parenti che adesso mi stanno guardando, che mi stanno supportando da casa. Bravissimo. Voi invece chi volete ringraziare? Allora, io vorrei ringraziare ovviamente i miei genitori per il supporto che mi hanno dato, non soltanto in questo pageant, ma sì nella vita quotidiana, tutto il loro supporto che mi danno, e per quanto riguarda il pageant, appunto, le persone che mi tengono, Tita Ryan Garcia e Tito Nelson Villanueva, e soprattutto la Abigail Casanova, la ragazza con cui ho ballato, per il talent, e soprattutto tutta la mia famiglia che mi ha supportato fin dall'inizio del percorso fino alla fine. Ecco, adesso mi spieghi questa cosa del ballo. Ok, praticamente questo concorso prevede diversi, diciamo, titoli come miglior talento, okay, miglior vestito formale, miglior vestito casuale, e appunto c'è questa porzione di competizione dove ognuno poteva scegliere il talento da mostrare, che sia il ballo, che sia il canto. Ok, sì. Tu cosa hai portato? Allora un ballo? Un ballo. Che tipo di ballo? Rumba con jive. Wow. Sì. Wow. Tu invece cosa hai portato? Io ho portato ballo. Ho portato K-pop, hip hop e modern dance. Wow, voi invece? Ballo. Sempre hip hop? Sì, sì, hip hop e moderna. Tu? Anch'io ballo, però è un ballo tradizionale nelle Filippine. Wow. Ok, riprendiamo da voi invece, cosa volete dire? Che messaggio volete mandare? Volevo ringraziare innanzitutto Dio perché mi ha dato la forza per passare questo concorso, e se non fosse stato grazie a lui non sarei arrivata fino a questo punto. E anche ai miei genitori che mi hanno dato il supporto dall'inizio fino alla fine, e tutti i miei amici che mi hanno supportato e mi supportano fino adesso, e il mio make-up artist, Tita Daniela, e niente, grazie. Tu invece? Io vorrei ringraziare soprattutto la mia famiglia, perché senza di loro non sarei arrivata qua,
e non sarei cambiata, cioè essere più sociale, più essere me stessa con gli altri. E volevo ringraziare anche tutti i miei parenti, i miei amici che mi hanno supportata anche loro, e soprattutto il mio make-up artist, quello che mi ha insegnato il ballo, insegnato a camminare con i tacchi, cioè qui a Luigi. Ok. Mark, Sì. ano ba ang nakatulong mo sa Mr. World Philippines? Natutunan ko po sa Mr. World Philippines ay non importa kung tayo may mga insecurities. Basta kung meron tayong goals na gusto ma-achieve, go for it. Dapat maliwanag ang ating daan. Straight to the point dapat po palagi. At kung naumpisaan mo na, tapusin na. So, yun. Fernando po lang ha. Mr. Hermy! Good evening, Sir Koy. Bakit po Miss World ang napili niyong title? I created Mr. and Miss World because I want to compete in a big arena, in a big event, not only just a small time, but when they compete in a near future, they came from a big event, not a small event. Quindi, diciamo un attimo in italiano. Quando l'hai creato questo concorso? Actually, I created this event Ok. year before the event. I mean, 1 year preparation, because in a time frame, I can able to create a pure and very exclusive e very elegant evento. Quante tappe hai fatto durante questo anno? Selection. Actually, I started with gatherings of these candidates, Ok. and later on we have several preparation that we make. We have registration, pictorials in the hotel. We have a swimsuit competition in the beach and final in the Barone Hotel, which is the event was pushed through. Wow, quindi ho sentito che siete stati in hotel. Sì. Raccontate questa The famous esperienza. hotel. Wow, Baroni raccontate. Hotel. Baroni. Vai, raccontate. Chi vuole iniziare? Ok, va bene. Beh, prima di tutto, all'Hotel Barone è stata un'esperienza indimenticabile, soprattutto perché è un luogo molto ampio e molto elegante dal suo punto di vista stilistico. E quindi entrare in quel luogo è come se fossimo delle celebrità, insomma, ti cambia l'aura. Che emozione provate ad arrivare secondo? All'inizio non me l'aspettavo, sinceramente, perché, come ho detto prima, ero un ragazzo molto insicuro. Però poi quando ho visto che sono arrivato secondo, mi sono detto, allora sono un Fatta. ragazzo stupendo e quindi Assolutamente sì. posso farcela, perché se tutti ce la fanno, perché no? Perché io Per te invece che emozione è no. stata? È stata un'emozione indescrivibile, ovviamente, essere grand winner per la prima volta, soprattutto essendo la mia prima volta a partecipare a un concorso, è stata qualcosa che non avrei potuto pensare. Pensavo almeno di arrivare primo, ma ho dato veramente tutto il massimo che potevo dare, quindi è stata un'esperienza che mi porterò per tutta la vita, sì. Ti ha fatto crescere, Sì, quindi. ovviamente. Quanti giorni è durata invece la finale? Allora, la finale è durata 2 giorni, il 27, il pre-pageant, dove quel giorno c'era soltanto il concorso di talento. E poi diciamo, l'evento principale era il 3 settembre, Ok. La quindi grande sì. finale. Perfetto, voi invece che emozione avete provato? Lì. Chi vuole? All'inizio è stato molto faticoso perché essendo la mia prima volta non sapevo ancora in che cosa consisteva davvero questo concorso, ma arrivando quarta ne sono davvero grata e sono soddisfatta di ciò che ho fatto vedere, di quello che ho fatto. Basta, sei contenta e Sì. emozionata. Tu invece che emozione hai provato? A vincere quella mia Sì, stupenda corona. è stata un'esperienza fantastica perché anche per me, essendo stato il primo concorso, essere arrivata prima è stato molto bello. Mamma mia. Quanti ragazzi eravate? Ragazzi? Ragazzi, sì.
Di ragazzi eravamo in 5. Ok, e ragazze invece? 8. 8, perfetto. Ma quanti ragazzi erano all'inizio, prima della selezione? Sono 23. 23. Finisco 13. Perfetto. Vai! Sir Henry. Yes, sir. Meron po ba kayong plano para sa mga title holder natin dyan? Yeah, actually, I curated this event, this kind of event, because I want to prepare them in the future. If they willing and they are dedicated to pursue their dreams in this kind of event, we as a world family, we will help them. It will not only financially but morally. Meron po ba kayong dapat pasalamatan bukod sa mga title holder? Yeah, first of all, I want to thank God. God who always guide us, and secondly, my family. My family is the reason behind of all this event. Bukod po sa Mr. Miss World Philippines, ano po ang meron po ba kayong bagong event na parating o pinaplano? Yes sir, meron po this coming February, I would like to invite them. We will be having a little Mr. and Miss World Philippines. Wow. Italy. Wow, quindi a febbraio Miss i grandi e piccoli Miss World Italy, giusto? Philippine. Perfetto. Sì. Balita ko, bukod doon sa mga pageant, meron ka pa mga basketball league, no? Napakaraming mga project. So, paano mo napapagsabay-sabay lahat na ito? Actually, the last, aside from this kind of event, I'm having with basketball tournament. Last Sunday, we go to Firenze, we have un giorno di campionato contro città to città, okay. Roma, Bologna, Modena, Reggio Emilia, and anche Irlandia. Wow! Yeah. Finisco secondo posto totale. Yeah. Wow. I just created this event, maybe I really like that. It's in my heart. It's in my heart to create evento, not only in pageant, but another type of event. It is in my blood. Super impegnato, insomma. Yeah. Super. I prepared this kind of event also in a timer, proper scheduling and proper time to prepare. Mamma mia. Voi cosa studiate? Che scuola frequentate? Allora, io faccio il liceo scientifico al Severi Correnti a Domodossola, Milano, e sono al terzo anno. Cosa dicono i tuoi compagni della tua vittoria? Si sono congratulati con me, perché poi alla fine, essendo la mia prima volta, nessuno di noi se l'aspettava. E infatti aver vinto questo titolo ha dato una svolta nella mia vita. Wow. Tu? Allora, io studio all'Università Milano Bicocca, la facoltà di scienza dei servizi giuridici, una facoltà dell'ambito giuridico. E, niente, sono il primo anno, ho appena iniziato e sono difficile, molto impegnativo l'università, sì. Ti capisco, io mi sono appena laureata, quindi ti capisco. Voi invece? Io frequento la Schiaparelli Gramsci e faccio il corso di marketing e sono al primo anno. Wow. Io frequento il liceo delle scienze umane Galileo Galilei a Firenze e sono al terzo anno. Wow. Come fate a mettere insieme la modella con lo studio? Alla fine questo concorso è stato verso l'estate, quindi era più facile prepararci. Però le tappe siete riusciti a seguirle durante la selezione? Sì, sì. Wow. Sì. Anche voi riuscite a mettere insieme studio e modello? Sì. Sì, sì. Ok, bilang title holder, both of you, no? Sì. Bilang title holder, ano ba ang pwede niyo ma-share sa mga kabataan? Ma-share ko po sa mga kabataan ay kung meron po kayong goals, kung meron kayong dream, ano bang klaseng dream, ano bang klaseng goals yan sa buhay, ay sikapin nyo, pursige, at saka constant lang ang kailangan. Dahil, siguro po, i-enjoy lang yung life ng kabataan. Siyempre,
mag-enjoy habang nagro-growth dahil kailangan po maging responsable sa buhay. So, habang nag-growth ay mag-enjoy pa din po. Good. Diane? Allora, secondo me loro devono essere se stessi quando devono fare un concorso o qualcos'altro, perché se non si è se stessi non riusciamo a fare le cose per bene. Bel messaggio. Hi Jill. So ikaw ang port runner up. She's a port runner up. Okay. Ano ba ang kinabahan ka ba noong oras na yon? Noong una po, syempre kakabahan po ako kasi as a first timer, first time ko sumali ng pageant, kaya po wala ko pong alam. Mm-hmm. Pero sa huli po, okay naman po yung kinalabasan ng pageant. So, may bala ka bang sumali uli next year? Maybe in the future po. Sa ngayon, hindi pa po. Okay. Ikaw, Kelvin. To andare altra concorso, dove mi hai detto? Allora, al momento ho voluto partecipare a un fashion show che si terrà a Bologna. Mm-hmm. E si svolgerà la prossima domenica, il 22 ottobre. E vorrei invitarvi tutti a votarmi, all'online voting e a supportarmi. E spero di portare anche la mia positività e il mio carisma a Bologna. E la Presidente, invitato? Certo, certo. Ok. So proud ang Sir Hermy sa inyo dahil una, gusto niya kayong mag-level up, no? So sana ma-appreciate niyo ang ginawa niya at kayo din. Sa pamamagitan ng Mr. and Ms. Ward, umangat kayo at maabot niyo ang mga pangarap niyo. Io il filippino non lo capisco ancora. Ang importante ay mag-aral kayo mabuti. Yun the best sa lahat. After noon, natapos niyo lahat yun, saka kayo humakbang uli. Mm-hmm. So, Sir Hermy. Yes, sir. Ano ba ang plan natin sa mga candidates? Gusto kong malaman. Actually, even though na napinis na sila sa event namin, mm-hmm. they still been part of our event. Opo. What I mean is, we are created in a group chat where there is a world family. Mm-hmm. Meron kami communication. From now and then, magkakaroon kami ng bonding, gatherings. And even in the future event, they will be part of it. And if they decided to compete with another concourse like this, as a family, we will help them. They need to ask me or give my permission to participate. And wholeheartedly, I will encourage all the parents and all the winners and candidates to help them. Halimbawa po sa dalawang winner na kay Diane at kay Mark, may nag-propose sa kanila na ilaban sila sa iba't ibang bansa. Ano po ba ang pwede nating itulong sa kanila? Well, it depends on them kung mm-hmm. ano yung kailangan na tulong na not only, I said earlier, not only financially but mm-hmm. morally, we will help them. Okay. Oh, yan ah. Napakaganda ng sinabi ng ating presidente. So sana ay marating nyo pa lahat yung mga ano natin, mga pangarap ninyo. Ito na yung simula. Dahil una hindi kayo kilala, di ba? Kaya ngayon, kilala na kayo. Ay, bayan nalala ng ganun. Eh, vincitore. Lei è 15 anni? Sì. 15 anni? Sono giovani. Mi sento vecchia. The dream for the future, scusate, e i sogni per il futuro, andate insieme con le lingue. Inizio io? Sì. Allora, il mio sogno per il futuro? Sì. È, prima di tutto, vivere all'insegna degli insegnamenti dei miei genitori, perché tutte le loro lezioni sono molto importanti, che siano severi, che siano gentili. Qualunque sia il loro comportamento ogni giorno nei nostri confronti, bisogna sempre ascoltarli, perché loro sono la cosa più importante in questo mondo, e loro
dato che hanno passato molta esperienza, sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato. E quindi spero che, soprattutto con l'istruzione, che è la cosa più importante per i giovani, possa prendere una laurea e dimostrare a loro che tutti i loro sacrifici ne valga la pena. In che cosa vuoi laurearti? Spero di laurearmi in ingegneria. Ingegneria, wow. Invece i tuoi sogni? Il mio sogno principale per adesso, la mia prima priorità è ovviamente finire l'università, laurearmi, ottenere un bel lavoro da poter ripagare poi non soltanto finanziariamente, ma anche come un senso di regalo interno verso i miei genitori. Poter portare una laurea è, secondo me, uno dei regali più belli che un genitore potesse ricevere. Quindi, sì, per adesso il mio obiettivo è ripagarli, sì. Wow, voi, futuro? Penso prima di finire gli studi, avendo così un lavoro bello e avere un bel futuro nella carriera, così dando soddisfazione ai miei genitori. Vuoi fare l'università? Sì. Cosa? Giurisprudenza. Wow. E ciò che pianificherà Dio per me è ciò che seguirò. Tu? I miei sogni sono finire innanzitutto gli studi per poi laurearmi in infermieristica. Wow. Perché voglio lavorare con quelli che hanno bisogno. Siamo lì. Io veterinaria, siamo lì. My doctor. E ripagare quello che i miei genitori mi hanno dato. Wow, che belle parole, sono proprio dei bravi ragazzi. Congratulations. Grazie. Nga pala sa mga nag-judge at hindi nakamali ang mga anak mo, sir. Binabati ko po ang mga judges. Hindi kayo nakamali sa mga binoto ninyo. Pangita naman, sa sagot na lamang ay talagang pwedeng ipanlabang kahit saan. At sa iyo din, Sir Hermie, congratulations. Thank you, sir. At sa lahat ng mga staff at bumubuo ng Mr. and Miss World Philippines. Thank you. Kailan po, sir, ang ano? Next year, may bala ka, di ba? Yes, meron na po. Meron mo, next year, we will continue, every year, we will continue this kind of concourse sa Dibalad. So, sila yung mga highlights next year? Probably, siguramente, they will be part of it. And as what I have said earlier, that every event that I will pursue, they will be part of the family of the Mr. and Ms. World. Okay. Quando partirà il 2018? Penso the same months. Okay. September or maybe earlier December. The same venue. And, okay. Probably the same venue or maybe on a higher level. Wow. Because I always like challenge moment or challenge sa yung mga pagkakataon na kung saan ay na-challenge ako. They give me an opportunity to grow. That's why I want more experiencing event in the near future. Where are the selection? Selection model. Yeah, they have in the registration. If you want to participate, they have certain requirements to be filled up, okay. And we will see them and we will allow them to participate. Wow. Something like that. Congratulations. Thank you. Kelvin. Koreano. Okay. So, ibig sabihin na siguro, Batanggenyo ka ba? O? No, San Ilocano. When? When? Okay. When? Wala ka bang balak pag-uwi mo sa atin na sumali sa mga kongkorso sa atin? Kongkorso di Filipini. Sa Filipini vuoi. Mr. Philippines. Ho occasione di partecipare lì, se vuoi partecipare. Ah, allora, sì, perché no? È sempre un'opportunità, no? E quindi penso che partecipare a un concorso nelle Filippine sia soprattutto un'esperienza che potrebbe cambiarti ancora la vita. E quindi vorrei portare anche tutti i miei insegnamenti lì, al mio carisma, alla mia positività, soprattutto perché voglio anche riconciliarmi col mio paese d'origine, perché essendo nato in Italia e essendo vissuto qui per quasi tutta la mia esistenza. Non sei mai andato nel tuo paese? Sono andato nelle Filippine, ma giusto qualche mese. Wow.
E quindi vorrei anche conoscerla a fondo e riavvicinarmi alle mie origini. Com'è andare nel tuo paese d'origine? Vediamo. È sempre un'esperienza, come dire, per me è un'esperienza, come dire, molto unica e molto, come dire, che potrebbe portarmi anche a nuove esperienze, no? Aprirmi a nuovi mondi, perché alla fine, essendoci stato poche volte, per me è sempre una, come dire, sempre un boom nella mia vita. Il viaggio da qui in Italia è molto lungo, Sì. sono più di 16 ore Wow. in aereo, in due aerei più che altro. C'è cambio. Sì, c'è il cambio, e poi soprattutto col, come dire, il fuso orario, insomma, si arriva lì che si è stanchi, esausti. Sono lunati, insomma. Sì, lunatico. E quindi poi, vabbè, quando la prima volta che sono arrivata nelle Filippine, ovviamente ero piccolo e inesperto, quindi non sapevo neanche che cosa fossero le persone lì, di che cosa vivevano. E poi l'ultimo anno, cioè l'ultima volta che sono andata nelle Filippine era stato nel 2013. E lì avevo rivisto un'ultima volta mio fratello che adesso studia in America e adesso lavora in un ospedale e soprattutto vorrei anche tornare il prossimo anno sperando che Dio me lo conceda. Hai altri parenti oltre a tuo fratello che adesso è andato in America? Sì, allora ho un fratello qui di 25 anni che sta lavorando. Ho un sacco di parenti sparsi nel mondo. Sì, in Canada, America, Dubai. Sabe con la coreana poi. Bello, ti giri il mondo! Sì, volendo vorrei anche visitare anche loro per poter visitare anche gli altri stati, soprattutto il Canada. Ma li senti tutti o no? Purtroppo non riesco a sentirmi con tutti perché non avendo comunicazione. Quindi non riuscirei ad aprire un collegamento. Mi sento solo con quelli dell'America e anche quelli delle Filippine. Wow. E me li tengo stretti ogni giorno nel cuore. Mark, pagkakataon mo na para pupatayin ng Pilipinas. Meron ka makababae sa atin na pwede mong batiin ngayon. Ah, binabati ko po sa Pilipinas, sa Barangay Santa Rosa, Laminos, Laguna, lahat ng mga pamilya ko doon, mga lola ko, at mga kabarkada ko palagi pag ako'y nauwi. At salamat sa suporta, kahit nadyan kayo sa malayo, ay sumuporta pa din kayo sa project na ito. Miss na miss ko na kayo. Hi, Jill. Ikaw? Binibati ko po lahat ng mga family ko sa Tarlac and yung naggawa ng dress ko po, si Abby Valete. Wow. Salamatan mo, ha? Ikaw, Diane? Sì, vorrei ringraziare tutti i miei Sì, parenti nelle della Filippine. Filippini. Non c'è Però, parente? sì, ne ho Ok. tanti di parenti là, però non riesco a tenermi molto a contatto con loro perché essendo, cioè, dato che non so tanto il filippino, non so come comunicare con loro. Siamo in due. E poi se vado là un po' il clima è diverso, quindi è difficile starci. Voi invece, Mark, Sì. tu invece torni spesso nel tuo paese di origine? Mediamente torniamo ogni 3 o 2 anni quando riusciamo economicamente ad andarci. Comunque non è così semplice andare in Filippine, soprattutto appunto per la questione di soldi, però spesso volentieri ogni 2 o 3 anni sì. Che parenti hai di là? Che, Come? quali parenti hai nelle Filippine? Ormai quasi tutti i miei parenti sono qui in Italia. Ecco, intanto vediamo delle immagini del concorso dei ragazzi e delle ragazze. Vai. Sì, ormai tutti i miei parenti sono qui in Italia, tra Padova e Milano. Gli unici parenti sono rimasti saranno i miei nonni. E sì, Sono i soltanto i miei nonni. nonni, sì. Li Quindi senti? sì. Facciamo Skype qualche volta. Oh. Tanti E tecnologici. sì. Ormai bisogna. E poi andare lì ogni volta è come se fosse la prima volta. E la cosa brutta sicuramente delle vacanze per noi filippini che abitano qui in Italia o comunque in qualsiasi altro paese del mondo è
dover tornare, si porta sempre un peso dentro il cuore, non si riesce a non trattenere lacrime, quindi. Però bisogna tornare dove veramente apparteniamo, quindi io sono cittadino italiano, sono, la mia vita è qui. Wow, grazie mille ragazzi, siete stupendi, vi auguro un in bocca al lupo per tutti i vostri sogni. Grazie, grazie. Mille. Grazie mille. Grazie a te. Thank you. Celebrity Pinoy Talk Show, Angat Pinoy. Grazie Korn. Grazie mille. Buona serata a tutti. Buona serata.